Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nuovamente qui in una sfida sul cibo. Infatti dopo il primo video dove abbiamo mangiato il panino da 3 kg, insomma, che vi è piaciuto, siamo tornati con una nuova challenge. Faremo una 24 ore solo McDonald's. Sarà un video un po' particolare, la prima volta che faccio una sfida del genere, e quindi mi sa che ci dobbiamo preparare. Quello che faremo sarà colazione, pranzo, merenda e cena. Quindi ripeto, dobbiamo prepararci, non ho mai fatto una sfida del genere. Sono curioso, però a voi queste sfide piacciono e sono contento di farle. Grazie intanto come sempre a tutti per il supporto che vi dimostrate. Sono super contento di tutto. Adesso ci dirigiamo verso il Mac e niente, ci vediamo lì, così vediamo cosa mangiare e ci riempiamo lo stomaco. Ci vediamo al Mac. Siamo arrivati, eccoci qua, pronti per la colazione. Adesso andiamo dentro e mangiamo, vediamo cosa prendere. Perfetto, è chiuso, apre alle 9 e sono le 8. Adesso troverò qualcosa da fare e vabbè. Ok, aperto finalmente, adesso andiamo dentro, non so ancora cosa prendere, però siamo pronti a questa super colazione. Siamo dentro. Allora, guarda, per me un cornetto questo al cioccolato. Abbiamo preso cornetto e acqua per iniziare così molto tranquilli, perché poi durante la giornata sarà pesante. Questo posto lo ritroveremo spesso. Ora mangiamo, c'è anche colazione perché ho fame. Non male. Mangio in modo particolare così. Il cioccolato rimane più al centro, mangiamo dall'esterno. Finito. Vabbè, cornetto normale. Colazione andata, il primo step è fatto e va bene così. Oggi comunque vi porterò anche un po', poco nella mia giornata, perché ho parecchie cose da fare. Adesso andrò a casa, che devo preparare dei video per TikTok, devo anche fare dei giri. E poi oggi pomeriggio è una cosa importante e quindi niente, farò qualche ripresa probabilmente, adesso vedremo. Comunque in caso ci vediamo direttamente a pranzo. Ragazzi, io famissimo, sono le 11:30, non posso mangiare perché non ho nulla a casa del Mac, giustamente, e la sfida è 24 ore solo Mac, quindi devo mangiare solo Mac, non posso mangiare nient'altro, non ho nulla quindi a casa. E niente, io famissima e non ce la faccio più, spero che arrivi presto il pranzo. Per voi sarà semplice perché vi dico ci vediamo a pranzo e ci vediamo a pranzo, quindi vabbè, ci vediamo a pranzo. Allora ci siamo, è pranzo, arriva il secondo pasto della giornata. Siamo qua nuovamente al Mac e adesso vediamo cosa prendere, sicuramente il crispy. E ho fame, non vedevo l'ora. Ma ragazzi, si va i crispy, è d'obbligo questo panino personalmente, poi prenderemo anche altre cose, pensavo almeno due crispy. Ci siamo, allora, siamo carichi per pranzo, abbiamo preso due crispy, patatine, coca, e bisogna variare, come dicevo prima, poi per merenda prenderemo altre cose, tutto, ma poi vedremo. Adesso iniziamo, primo crispy. Eccolo qua, si inizia a mangiare. Questo è importante. Primo panino finito, adesso ci aspetta il secondo. E poi possiamo già dire di aver finito il pranzo. Mi sto un po' mantenendo, visto che appunto oggi faremo tanto e solo Mac. Quindi so che questa sera già sarà più complicato e mi sto limitando. Già l'avete visto dalla colazione, altrimenti io prendo 2, 3, 4 panini solitamente. Più piccoli gli altri, però vabbè. Vabbè dai, mangiamo l'altro. Eccolo! Facciamo questo con la patatina per variare un po'. Siamo ultimo morso di questo pranzo e poi possiamo dire di aver finito entrambi i crispy, mancano solo un po' di patatina. E dai, non è andata male. Questo è l'ultimo morso, a noi due adesso. Finito, anche questo pranzo è completato, quindi il secondo passo della giornata solo Mac dopo la colazione è finito. Va bene, finora è accettabile. Il problema forse sarà questa sera quando iniziamo a essere più appesantiti.
E vedremo, dai, poi questa sera ci pensiamo. Adesso calma. Allora, pranzo finito, ho già preso la merenda per oggi perché non riuscirò a tornare qua al Mac, insomma, nel pomeriggio, visto che un impegno, dopo vi farò capire che cosa sarà. E ho preso due toast, dopo ve li farò vedere. Volevo il gelato, ma si scioglie, quindi non ho potuto prenderlo. Quindi secondo pasto, come detto prima, finito. Adesso vado a casa, poi vado a fare questa cosa importante e poi si passa alla merenda. Ragazzi, sono le 4:10. È ora dello spuntino. Come vi ho detto, non sono riuscito a prendere nulla che sia tipo gelato o queste cose qua prima, perché avevo una cosa importante ed è questo, se l'avete notato. Sì, è un nuovo tatuaggio. Se volete vedere il risultato trovate il post su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi anche su Instagram. Il nome è kevincaglia_basso, ve lo lascio qua. Vi aspetto lì perché oltre al tatuaggio avrete tantissime novità quando usciranno i video, quando sarò in live sulla piattaforma Viola e insomma tutto quanto, quindi vi aspetto lì. Ora mangiamo. Ho due toast. Andiamo con il primo. È congelato. Li riscaldo un attimo. Non vedo l'ora. Oh, mio Dio. Mi sono appena reso conto di averli messi dentro quella carta. È tutto ok. Andiamo a mangiarli. Ci siamo. Penso che li ho tirati fuori in tempo. Sono un po' più riscaldati. Vabbè, la telecamera sta cadendo. Li mangio, va. Vi dirò. Allora, come vi ho detto, è la prima volta che faccio una sfida del genere 24 ore, anzi, se vi piace come idea, avete altre idee che vi possono piacere 24 ore, non so, qualsiasi cosa, lasciate un mi piace al video, mi raccomando, e fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa vi potrebbe piacere, perché l'idea di farne un'altra è interessante. Poi io amo mangiare, mi piace il Mac, quindi perfetto. Se troviamo un'altra idea per le 24 ore, ripeto, fatemelo sapere. Adesso vado avanti con questa sfida, che non è male, non è male. Almeno una scusa per mangiare queste cose, che sicuramente non fanno benissimo. Sto cercando di rimanere in forma, ma ogni tanto ci stanno. L'ultimo morso del primo. Ci siamo. Il primo è finito. Ci aspetta il secondo. Sicuramente mangiarli al momento sarebbe stato meglio, ma va bene così. Ci siamo nell'ultimissimo morso di questo spuntino pomeridiano e poi abbiamo finito. Ok, abbiamo finito, non c'è più nulla. E adesso anche la merenda è andata. Ci vediamo questa sera per la cena. Ok, ci siamo ragazzi, ora di cena. Siamo al drive questa volta per portarla a casa, perché mangerò a casa, non mangeremo dentro. Ovviamente ragazzi, ad accompagnarmi c'è sempre la regia con me, come sempre in ogni video, in queste sfide. Quindi vi ringrazio, e la regia lo sa chi sono, solo chi mi segue in tutti i social, quindi fatelo. Ok, allora adesso però cosa prendiamo? Vabbè, adesso siamo pronti per cena, aspettiamo l'ordine e poi finiamo così questa 24 ore sulla Mac. Buonasera, guarda, allora intanto volevo usare un'offerta per prendere il crispy, poi un hamburger e poi il gelato, quello lì, non mi ricordo come si chiama, è quello con il caramello, insomma, nella coppetta. Esatto, sì, ok, quello lì. È a posto così, grazie. Ok, grazie. Crispy, sando il caramello e hamburger, andiamo. Prendiamo anche il dolce per questa sera. Ho preso tutto, andiamo. Ok, sono arrivato a casa. Siamo di nuovo qua. Allora, eccoci. Questa volta abbiamo anche il dolce. Ci hanno dato anche il cupcake. Patatine, niente, perché sono pieno. E bibite neanche, c'ho l'acqua a casa, perché voglio un po' mangiare di meno. Ecco, sono davvero pienissimo. Iniziamo dall'hamburger, il dolce lo facciamo dopo, giustamente. Buon appetito, ragazzi. Mi sono anche limitato, ma sono sazissimo. Cioè, solitamente mangio anche di più quando vado al Mac. Prendo 3-4 panini, però questa volta, nonostante ne ho presi solo due a pranzo e due adesso, contando i toast, perché ho preso anche quelli piccolini, sono davvero pieno. Il problema è che ora, visto che ho il tatuaggio, non posso neanche andare a correre e smaltire. Quello è un grosso problema. Mi devo sbrigare perché tra pochissimo devo andare live sulla piattaforma Viola, quindi solitamente non ho tutti questi problemi a mangiare sti panini. Mi è uscito il caramello già. Questo prima quando l'ho sbattuto nel tavolo. Ok, sono arrivato a casa. Non ce la faccio più. Ragazzi, per questo sforzo dovete almeno lasciare mi piace al video, commentare, iscrivervi al canale. Importantissimo. Poi perché ho preso il dolce, potevo almeno evitarlo. Sto soffrendo più adesso che quando ho mangiato il panino da 3 kg.
finito. Panini non c'è più nulla, crispy finito, l'hamburger uguale, anche questo, che non è da sottovalutare. No, tutto sciolto, tutto... Lo sapevo. Guardate. Stavo cadendo, no, è caduto! No! Salvato. Non è successo niente. Non è successo nulla. Siamo, manca il dolce, quello qua. Metto il tovagliolino sotto queste volte. Mangio anche questo. Vai, iniziamo. È squisito, ragazzi. Questo gelato è ottimo. Poi con il caramello è speciale. Manca pochissimo ormai. È brillante finito. È rimasto l'ultimo. Tipo acqua. Ok, ho finito. Eccolo qua. Finita. Abbiamo completato questa 24 ore. Ragazzi, completata questa 24 ore, sono pieno, sono sazio, non ce la faccio più. Però sono contento, mi sono divertito. Quindi spero che anche voi sia piaciuta. Adesso bisogna un po' di smaltire, di fare qualcosa, di inventarmi qualcosa, perché non posso neanche sudare visto quello che ho fatto. E niente, dovrò trovare un modo, sì. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Vi ringrazio davvero ancora una volta per il supporto che mi dimostrate. Grazie, grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sono contento di fare queste sfide sul cibo. Se volete altre sfide, che siano 24 ore o qualcos'altro, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciatemi piace al video, iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri social se ancora non lo fate. E noi ci vediamo al prossimo video. Not okay, all I want.